La Juventus sotto tiro. Il procuratore Figi Cecchinè spiega le indagini. C'è un complotto contro la Juve. I tifosi gridano all'ingiustizia. Da oltre un anno, i tifosi della Juventus convivono con la spiacevole sensazione di essere stati presi di mira dalla Figi Cecchinè, dalle istituzioni calcistiche e dall'opinione pubblica. Il motivo? Prima di avviare il video, desidero farti notare l'importanza di fare clic sul pulsante iscriviti e di lasciare un mi piace. Le indagini sulle presunte plusvalenze fittizie che hanno portato a penalizzazioni in classifica, esclusione dalle competizioni europee e dimissioni dell'ex dirigenza. Questa sensazione trova conferma nelle recenti dichiarazioni del procuratore federale Giuseppe Cecchinè. In un'intervista, Cecchinè ha spiegato come la FIGC decida di avviare le indagini. Il magistrato a volte ci fornisce gli atti, altre volte no. In quei casi annoto e attendo. Per quanto riguarda la Juventus, la Procura di Torino ha chiuso delle indagini. È stata brava? Fortunata? Non lo so. Fatto sta che ha fatto qualcosa che altre procure non sono riuscite a fare. Le parole di Cecchinè dicono che la Juventus sia stata indagata e processata perché la Procura di Torino ha deciso di portare avanti le indagini, a differenza di altre procure che non hanno fatto lo stesso. E le altre procure? Milano, che ignora la situazione finanziaria dell'Inter da almeno 4 anni, o Napoli, con la controversa plusvalenza fittizia legata all'acquisto di Osimhen, stanno dormendo? Questa disparità di trattamento appare come l'ennesima beffa per i tifosi juventini. Questa rivelazione è di una gravità inaudita. Cecchinè, infatti, ammette che se la stampa non riporta certi risvolti o se lui stesso non legge un articolo, non avvierà mai un'indagine. Un'ammissione che solleva serie preoccupazioni sull'equità e la trasparenza del sistema giudiziario sportivo italiano. Questa è una totale ingiustizia. La domanda resta: perché solo la Juve? Lasciateci la vostra opinione nei commenti.